presenza la pubblica collegata immediatamente. Ovviamente emergenza vuol dire un sacco di cose, no? Vuol dire emergenza come dell'emergere, però vuol dire emergenza anche come emergenza, quella cosa irena con l'emergenza. Qui all'Internet Festival noi presentiamo, tra le altre cose, una possibilità che, come tutte le possibilità, racchiudono delle cose estremamente positive e delle cose estremamente negative. È da stupidi citarsi soltanto quelle positive, ovviamente, no? Però anche nel citare quelle negative è importante raccontare il positivo di quello che c'è nel negativo, no? Perché lamentandosi e basta non si ottiene granché, poi, no? Su Ponte di Mezzo, non so se ci siete già passati, in realtà non so neanche se era stato collegato tutta la rete, spero di sì, però se no restate nei prossimi giorni, lo sarà sicuramente. Abbiamo messo una installazione, sono dei 3 monitor che mostrano alcuni sistemi che servono ad ascoltare la città. Ascoltare la città per fare cosa? Per farci dalle cose più stupide alle cose più interessanti, per sapere chi è che fa le foto più fighe in giro per la città, ma anche per sapere chi si esprime, come vorrebbe la propria città, come vorrebbe la propria area, come vorrebbe il proprio ambiente, come vorrebbe le proprie relazioni con il resto delle persone che abitano dentro la città. Addirittura ipotizziamo degli scenari in cui si può parlare, si può addirittura arrivare a parlare di pianificazione urbana peer-to-peer, quindi come è fatta una città che è effettivamente progettata da tutti i cittadini. È una domanda aperta, tanti stanno cercando di risponderci adesso, in realtà noi ci facciamo un sacco di domande, non è un gran momento per le risposte adesso è un gran momento per le domande. Questo è il lato positivo. Il lato negativo ovviamente è che, come io posso ascoltare per esempio i social network, prendiamone uno a caso, per cercare di capire come le persone si esprimono per parlare di ecologia, di città, di società, di lavoro, eccetera eccetera, ovviamente posso usare la stessa possibilità per controllare, per censurare, controllare, fare tutte le cose in realtà di cui sappiamo già benissimo, no? Quindi sappiamo che l'informazione può essere utilizzata sia per aprire, quindi per rendere le persone partecipi di processi della città, della nazione, del mondo, insomma dipende a che scala la guardiamo, sia per reprimere, ok? Perché se io ho l'informazione posso decidere cosa passa, cosa non passa, chi può usare cosa, chi può avere una certa informazione, eccetera eccetera. Noi in questo abbiamo presentato questo stupido telegiornale dal 2015. In realtà tutti quei dati che avete visto sono fatti assemblando tutto quello che nei social network è emerso, in realtà non solo ieri, negli ultimi 3-4 giorni, della vita digitale di Pisa. Quindi quando vedevate una percentuale, 43% delle persone esprimevano gioia, quello vuol dire che 43% delle persone che si sono espresse in maniera pubblica su Facebook, Twitter e Instagram, stavolta abbiamo lasciato Google Plus, quindi che si sono espressi su questi social network, hanno quindi 43% di quelle persone hanno effettivamente espresso gioia. Oppure quando avete visto che una certa area veniva colorata di rosso su una certa area della città, quello vuol dire che di tutti quelli che si sono espressi sui social network in maniera pubblica e lasciando la loro posizione geografica, il maggior numero di messaggi che parlavano di ecologia, di ambiente in realtà, perché la gran parte insomma di questi messaggi in questo caso, insomma quelli che abbiamo analizzato in questi giorni, ovviamente parlavano di tombini, di che puzza che c'è oggi, che sono insomma argomenti interessanti se
se vogliamo affrontare anche questo livello della città, no? Ovviamente. Quindi vuol dire che, per esempio, dove vedevate rosso, lì erano concentrati il maggior numero di questi messaggi. Ovviamente questa era una visualizzazione veramente molto semplice, in realtà, sia sul nostro sito, sia sul Ponte di Mezzo e sia anche su tante altre iniziative che ci sono all'Internet Festival, potete vedere rappresentazioni molto più dettagliate. Noi qui in realtà l'abbiamo fatta molto semplice per raccontarla in maniera semplice adesso durante questa piccola performance. E, da tutto ciò cosa emerge? Emerge che c'è una tendenza, quindi preso in considerazione il male e il bene, per come si possono distinguere insomma anche dai vari punti di vista, emerge una tendenza bellissima, ovvero quella di non parlare da soli. Se ci fate caso, anche questa piccola performance, in realtà noi abbiamo fatto pochissimo, noi abbiamo detto le cose più stupide, no, della performance, ok? Del testo preparato in pochi minuti, scritto neanche troppo bene. Perché questa cosa? Perché abbiamo veramente preferito lasciar parlare una moltitudine di persone. I dati, che in realtà non sono dati, sono persone, come ci ricordava Alex Giordano, insomma, internet non esiste, eh? Esistono le persone, come ci ricordava il professor Canevacci. È interessante il discorso delle tecnologie digitali quando permette di raggrumarsi, no? In qualche modo la parola community è un'invenzione aziendale, la community non esiste, esiste il raggrupparsi che è proprio dell'essere umano, e le tecnologie che abbiamo adesso sembrano fatte apposta per quello. Ok? Non servono a creare un'unica grande community globale nel pianeta, ok? Servono a organizzarsi, servono a parlarsi, a organizzarsi, e servono a far parlare dei gruppi, che dei gruppi o delle persone o degli individui o delle organizzazioni, vale a capire, tanti sono i casi possibili, ok? E questa è una tendenza che è gigantesca nel pianeta adesso. Quando vai a ingegneria e studi e ti fanno studiare, che ne so, la termodinamica, tutte le leggi che regolano, insomma, come si trasmette, come si propaga l'energia, ti propongono come modello efficace di trasmissione dell'energia, di conservazione, produzione e trasmissione dell'energia, un modello che è rappresentato da dei piccoli generatori, accumulatori, dei piccoli sistemi che sono molto vicini a dove tu usi l'energia che produci, ok? E questo, per esempio, è quello che sta avvenendo, la smart grid. La smart grid non è una enorme centrale energetica di qualche tipo a 200 km da dove l'energia viene utilizzata, è composta da tanti generatori, uno in ogni casa, in modo che tu lo puoi usare, no? Lo puoi usare sia per te che magari per fornire energia a chi c'è intorno, come per l'alimentazione, ci siamo ormai accorti, e adesso infatti parleremo di un altro aspetto, ci siamo perfettamente accorti che il portare il cibo da una parte all'altra del pianeta in realtà fa un sacco di macello ecologico, economico, fa un sacco di casino, ok? E quindi a cosa si sta arrivando? Si sta arrivando adesso magari ancora in maniera un po' ingenua, però in realtà è una strada interessante, perché è uguale a quella della smart grid, si sta arrivando agli orti urbani di nuovo. E nell'informazione cosa sta succedendo? Adesso quello che usiamo quando accendiamo il computer non è propriamente internet, no? Noi non usiamo internet adesso, noi accendiamo, e quando, ecco, parliamo di un altro libro di ingegneria, la teoria delle reti, no? Quindi c'è un libro che ti spiega come sono fatte le reti. In realtà quello che usiamo noi adesso è molto più simile a un grosso centrostella, no? Quindi una grossa palla gigante che è l'operatore, e tante cose che si diramano dall'operatore. Adesso, insomma, dire che usiamo internet, fico, usiamo internet, però in realtà questo qua è un internet un po' particolare, perché è come se fossero tanti grossi centrostella composti dagli operatori,
non ho nulla in contrario a questo, perché funziona, è efficace, è veloce, permette di creare economia, eccetera, eccetera, ma in realtà ci sono tantissime altre strade che hanno tantissimi effetti veramente positivi e potenti, come per esempio è quello che ci raccontano le persone di Eigenlab, madonna mia, scusate, mi sono fritto da tutte le cose di oggi, di Eigenlab, che sono qui di Pisa, tra l'altro, un'altra voce che ci sembrava fondamentale, no? Far esprimere, siamo a Pisa, ecco delle cose che si muovono a Pisa, perché che ci raccontano una cosa che è molto simile alla smart grid. E non so se tanti di voi hanno sentito, magari sì, parlare di meshed networks, quindi sono reti molto particolari in cui non esistono i clienti della rete, ok? Non c'è il concetto di provider come lo intendiamo noi, tutti sono dei nodi della rete, no? E quindi tutti sono sia un nodo della rete, sia il provider per qualcun altro. È come le smart grid, ognuno ha il proprio generatore di rete anziché di energia elettrica, no? E lo spara e spara i suoi servizi a tutti quanti. Sono tutti modelli possibili, nessuno è in contrasto con l'altro, ok? È molto interessante proprio questa molteplicità. Questa molteplicità, che, e vi lascio con questo, in realtà è in esatta sintonia con quello che raccontiamo qui e a Conte di Mezzo. Una molteplicità che vede le città costruirsi sempre di più attraverso tante voci, tanti contributi, e un po' anche andando, insomma, anche un po' aggirando quello che è questo discorso quando viene affrontato in tantissimi casi. In tantissimi casi, quando si parla di informazioni, adesso si parla di open data, big data, x data, ok? In realtà si allude a una dimensione dei dati aperti che è molto particolare. Gli open data di solito si estrinsecano nel fatto che qualcuno vuole avere un rapporto con un'amministrazione di qualche genere per pubblicare delle informazioni, per rendere disponibili. Poi in realtà non è ben chiaro, no, a cosa servono queste informazioni, cosa ci si possa fare, tra l'altro non è ben chiaro cosa ci si possa fare, che ne so, io che sono un cittadino, io che sono un professionista, io che sono... Sì, ci sono delle diciture molto, molto interessanti in realtà, molto interessanti, che sono, ci creano sopra un modello di business, cioè i dati ci facciano sopra un modello di business. Però in realtà, diciamo, ancora la discussione è un pochino sopra, no? Sopra, diciamo, le tematiche che sono in realtà sotto, ovvero su definizioni di che cosa vuol dire veramente apertura, cosa vuol dire veramente molteplicità, cosa vuol dire veramente, no, apertura, che è una parola gigante. Basta. Io volevo ringraziare i ragazzi di Eigenlab, l'ho detto giusto? Ok. È stato anche questo un parlare con la città. Siamo arrivati, ovviamente non ci conoscevamo e ci sembrava bello che anche non solo i dati attraverso i social network, ma anche aprire, noi non siamo di Pisa, ci siamo arrivati 2 giorni fa, insomma, e abbiamo, insomma, cercato, andando per strada fondamentalmente, abbiamo cercato un dialogo con un pezzo di città ed è dalla strada è emerso, cosa che noi non conoscevamo prima di arrivare ieri, è emersa l'esistenza di questo laboratorio che fa queste reti. Tra l'altro avete i volantini e tutti i loro riferimenti, per cui sono in sala, insomma, potete andare a capire meglio cosa fanno. Per noi, io direi che possiamo scendere dallo stage. Grazie per essere venuti.